all'estremo limite della Lucania, dove cominciano le Calabrie, tra due torrenti e un digradare dolce di uliveti e castagneti, protetto dalle colline, si incontra il villaggio di San Costantino Albanese. Solo il dialetto e i costumi distinguono gli abitanti di questa contrada dagli altri e li fanno quasi appartenenti a un'isola che ha le sue origini in tempi e luoghi lontani. Fu nel 1459 che un gruppo di albanesi venne in Italia guidato da Giorgio Skanderbeg e per avere aiutato il re di Napoli Ferdinando contro gli Angioini ebbe in compenso generosa ospitalità. Da allora sono passati 500 anni, ma il tempo e il progresso hanno invano lottato contro la tenacia delle tradizioni. Se le macchine agricole fanno sentire a volte il rombo di spesso si odono i suoni delle cornamuse, o il ritmico battere delle zappe, o il canto del seminatore, o il richiamo dei pastori. Come veri e propri isolani, questa gente preferisce la vita indipendente da commissioni. Il lavoro è soprattutto manuale e le proprietà limitate danno l'autosufficienza ai nuclei familiari. Senza dubbio, una vita patriarcale. E se molte delle antiche usanze si sono perdute col trascorrere del tempo, è rimasta però la forza dell'unione domestica, basata soprattutto sul rispetto dei vecchi e sulla educazione dei giovani al lavoro e all'onestà. Basta entrare in una modesta casa di contadini e subito colpisce il rispetto per chi ha ormai superato l'età della vita attiva. All'uomo anziano sono riservate le mansioni di consigliere ed ogni sera, all'ora della cena, gli si presenta un rendiconto della giornata, riferendo i piccoli pettegolezzi da cui nessuna comunità è esente. Oggi, per esempio, mentre era sui prati a guardare le bestie e a suonare la cornamusa, quest'uomo ha saputo che c'è aria di fidanzamento in giro. Della cosa si parlava già da tanto tempo, tuttavia la notizia crea una certa allegria che si comunica soprattutto ai ragazzi, i quali sanno che per le nozze si farà gran festa. Ma non si guarda nella pentola prima di cena, e un benevolo ceffone della nonna ricorda l'educazione. Del fidanzamento si parlerà a tavola. Molte cose si devono discutere. È sufficiente la terra che il giovane pretendente possiede? La sua casa è accogliente per una sposa, ma soprattutto ci si chiederà se egli sia veramente innamorato e se quella fiamma arderà sempre con la stessa intensità. A questi interrogativi si risponde attorno al fuoco. Il vecchio forse ricorda quando tanti anni or sono, con ansia, egli colpì il ceppo dinanzi alla casa della sua futura sposa. Proprio così, chi desidera sposare una ragazza non ha che da andare nel bosco, tagliare con la scure un grosso ramo e poi aspettare la sera. Quando già le strade sono buie, egli andrà dinanzi alla casa della ragazza che ha scelto come futura sposa, deporrà il tronco e per farsi udire ribatterà con forza l'accetta. Se la ragazza e i familiari sono d'accordo, tireranno dentro casa il tronco. Diversamente, con un calcio lo faranno rotolare in mezzo alla strada. Qui la richiesta è stata accolta favorevolmente. Difatti, pochi giorni dopo, un prete di rito greco-ortodosso unisce in matrimonio i due giovani. Il padre della sposa è sicuro della felicità della figlia. Il matrimonio è celebrato con un rito tutto caratteristico. Gli sposi si presentano dinanzi al prete indossante i paramenti a festa e ricevono l'anello nuziale. È impartita con pane e vino. Gli sposi bevono posando le labbra sullo stesso punto del bicchiere. Due corone di fiori di arancio sono poste sul capo degli sposi
e per 3 volte passano da una fronte all'altra. Con questo si vuole simboleggiare l'aiuto reciproco tra marito e moglie. Dall'altare il sacerdote prende il calice pieno di vino e lo infrange a terra. La cerimonia ha così termine. Ogni matrimonio costituisce per questa gente una festa che esce dall'intima cerchia familiare. Inoltre, questa unione di Marta e Giovanni corona un lungo sogno d'amore contrastato. Giovanni non aveva i mezzi per sposare e allora partì e andò in città, ma non ebbe fortuna. Tornò al paese e decise di continuare con tenacia l'attività di suo padre, che era pastore. 6 anni aspettò. E oggi la gente che lo saluta dal balcone unisce all'augurio anche una punta di ammirazione per un amore così costante. Tutto il paese partecipa alla festa e in corteo gli invitati sfilano dinanzi agli sposi. Mentre sul piazzale si balla la bala, che in origine era una danza guerriera per la forma e per le parole che l'accompagnavano. Sono figure piuttosto complesse, tanto che a dirigere i ballerini viene chiamato un corifeo che ricorda a ciascuno i movimenti precisi e i diversi canti. Matrimoniale è quella alla quale partecipano anche i parenti degli sposi. Ha un sapore tutto simbolico e vuole significare la fusione delle famiglie in un vincolo di parentela. A questo ballo gli sposi non partecipano. Essi restano seduti a compiacimento della perfetta armonia, forse per serbare di questa rara scena un caro ricordo. Ma in questo lungo e complesso svolgersi di successivi riti, il colore è dato particolarmente dalla presenza dei costumi, che risalgono a molti anni addietro, quando i prezzi delle sete non erano proibitivi. Per un abito occorrono fino a 12 metri di stoppa e le tinte devono essere vivaci e i tessuti pesanti. La cerimonia ha termine con il saluto delle ragazze che, mentre augurano felicità alla nuova coppia, sperano di trovarsi allo stesso posto e per un rito simile al più presto possibile. Per ricordare l'antica usanza del rapimento non è rimasto che il somaro. Su questo infatti lo sposo e la sposa si allontanano, mentre gli invitati si fanno da un lato per rincorrere poi la coppia lungo la strada. E anche noi ora dobbiamo fermarci. Marta e Giovanni non gradirebbero che l'obiettivo li seguisse in questo breve viaggio di nozze, né che li aspettasse sulla soglia di quella casa che Giovanni si è costruita con tenacia e con amore.